Ciao a tutti, oggi vi parlo di zero e di numeri negativi. Non sarà una lezione di matematica, non preoccupatevi, ma vi parlo un po' della storia, di come sono comparsi questi concetti nella matematica e in generale nella cultura. Partiamo dallo zero. La cosa interessante da dire è che gli antichi romani non avevano lo zero, non utilizzavano lo zero per contare. Se ricordate bene come sono fatti i numeri romani, tra i vari simboli manca il simbolo per lo zero. Certamente il concetto c'era, i matematici del tempo lo usavano, però i romani utilizzavano il pallottoliere e in questo pallottoliere non c'è lo zero, perché lo zero è un concetto astratto. La cosa interessante da notare è che in più di 1000 anni di storia dell'impero romano non si ricordino matematici romani di gran fama. Anzi, ad essere sincero, io non me ne ricordo proprio nemmeno uno. Tutti i matematici dell'epoca che sono vissuti durante l'esistenza dell'impero romano, la stragrande maggioranza erano greci o di altri paesi, cinesi, indiani, eccetera. Perché questo? Forse è una deficienza dei romani, un problema genetico? No, assolutamente non è un problema genetico, perché come la storia poi ha dimostrato, nel Medioevo ci sono stati moltissimi matematici eccellenti italiani che quindi hanno ereditato il patrimonio genetico dei romani, quindi non è credibile che sia una questione genetica, anche perché non si sarebbe le cose non avrebbero cambiato così in fretta. E invece secondo me è un problema culturale, perché non è dovuto dalla mancanza dello zero, però diciamo il fatto che non utilizzassero lo zero è comunque un segno importante, perché lo zero, se ci pensate, è proprio, direi, il primo passo, il passo fondamentale per parlare di matematica astratta. Perché finché si usano gli altri numeri si possono contare i sassolini o le palline nel pallottoliere, però quando si parla di zero, questo è un concetto molto astratto, abbastanza facile da capire per noi, perché la nostra cultura ce l'ha insegnato, perché siamo abituati a considerarlo come un concetto che si usa. Ma per i romani non era così. E quindi il fatto che mancasse lo zero, secondo me, è indicativo del fatto che i romani, non tutti, ma diciamo nel generale la cultura romana, l'educazione, la scuola, non avesse compiuto il primo passo verso l'astrazione, che poi permette di sviluppare gli altri concetti della matematica. E qui faccio un'altra discussione sui numeri negativi. Anche questo è un concetto astratto, perché come vi ho già detto, insomma, è chiaro che il numero negativo non esiste in natura, e i numeri negativi erano sì utilizzati dai matematici già da millenni, però nel mondo occidentale, nell'Europa occidentale, i numeri negativi sono comparsi, sono stati utilizzati spesso nella matematica soltanto dal Medioevo in poi, 1500 circa, sì, alla fine del Medioevo. I numeri negativi erano noti, diciamo, erano studiati già da tempo, però moltissimi matematici tendevano a ignorare l'argomento. Anzi, quando loro trovavano che un'equazione, un problema, dava come risultato un numero negativo, ecco, per loro era
era un errore, era il segno che c'era qualcosa che non andava, che il problema era mal posto o non aveva soluzione. È solo dal Medioevo che i numeri negativi sono comparsi stabilmente nella matematica e si è iniziato a usarli, a sviluppare tutte altre teorie basate anche sui numeri negativi. E perché questo? Beh, secondo me, e qui butto là il mio pensiero, è dovuto anche alla nascita delle banche, agli istituti di credito, perché hanno permesso che questo concetto del debito diventasse un concetto di uso comune, compreso un po' da tutti. E in effetti sono gli istituti di credito con la loro contabilità che hanno creato questo la necessità di contare anche i debiti, e quindi non so, questa è un po' una mia teoria, però ecco, quello, il senso è che la storia, anzi diciamo così, il contesto culturale educativo, specialmente nella scuola, il mondo in cui si vive, ha una grandissima influenza sui concetti che la nostra mente riesce a immaginare, perché non è che siamo diventati più intelligenti in questi 2000 anni, non è assolutamente una questione genetica. E l'altra cosa importante da dire è che lo zero e i numeri negativi al giorno d'oggi non sono concetti utilizzati solo dai matematici, li usiamo un po' tutti noi siamo familiari con i numeri negativi per il nostro conto in banca, o comunque diciamo sì, non perché ce l'abbiamo in grosso, ma perché vediamo entrate e uscite e sappiamo fare tutti, anche quelli che odiano la matematica sanno fare qualche conto con quei numeri negativi. E questo secondo me è proprio perché sono entrati nella cultura comune e quindi questo ha anche influenze matematiche che per quanto non vogliano sono comunque vivono nell'ambiente circostante, non sono isolate come vorrebbero essere magari. Ecco, e quindi ripeto, i concetti che la nostra mente riesce a immaginare sono fortemente influenzati dal mondo in cui viviamo. Più avanti, in altre puntate, vi racconterò il senso di perché vi ho detto questa cosa, che magari adesso sembra un po' buttata. Ciao a tutti, buona giornata.